Festa della Liberazione 2017, testimonianze partigiane, letture radiofoniche a cura di Simone Marconi e Federico Monteverde. Le pagine che seguono sono indirizzate ai giovani. A loro i partigiani raccontano. A loro intendono affidare così un testimone, che sia forza di futuro, continuità di sogno e impegno per realizzarlo. Un paese di persone uguali nei diritti e libere. L'Italia della Costituzione, eredità immensa e imprescindibile della Resistenza. Ci piace perciò pensare a questi racconti come a una piazza delle radici, dove dare appuntamento ai giovani, per intrattenerli, per incoraggiarli e offrire un sentiero. Vai. Felice Migali, nome di battaglia Baffetto. Nato a Secli, Lecce, 1 febbraio 1921, contadino. Sono stato accusato di essermi bagnato del sangue degli italiani. Ringrazio Dio ogni giorno per essere sopravvissuto a tutto questo e per esserne uscito indenne. Tanti compagni hanno riportato ferite permanenti e tanti altri l'ho visto perdere la vita sul campo di battaglia. Io mi ritengo un miracolato. Quando passavano i tedeschi ci si faceva il segno della croce. Era meglio spararsi da soli piuttosto che capitare in mani loro. Ogni volta che un militare tedesco perdeva la vita, senza alcun processo e senza alcuna giustizia, 10 italiani venivano sacrificati a sangue freddo. C'era un soldato tedesco impegnato a sistemare la luce su un palo. Io sferrai un colpo d'arma da fuoco. La guerra è brutta. Basterebbe un'ora soltanto là in mezzo per accorgersi di quanto sia atroce. Il rumore degli spari risuona così forte nelle orecchie da farti cadere in terra. Vedo morire accanto a me 11 compagni. I corpi senza vita sono cosparsi di benzina e gli viene dato fuoco. Il grasso dei cadaveri bruciati incollava i piedi al suolo. Dopo la liberazione d'Italia feci ritorno nel paese nativo. Atteso da genitori e fratelli. Trovai una realtà poverissima, in cui incontrai serie difficoltà nel trovare un impiego. Gli equilibri sociali erano ancora delicati e precari, non soltanto a causa della situazione economica. La presenza delle brigate nere e dei parenti dei fascisti caduti in guerra costituiva infatti un reale rischio per la sopravvivenza di tutti coloro che avevano combattuto il fascismo. Venivano ancora messe in atto vendette atroci. È per questo motivo che decisi di emigrare all'estero per cercare lavoro. Trascorsi 18 anni tra l'Inghilterra e il Belgio, dove lavorai come minatore. Nel 1968 tornai definitivamente a Secli, dove coi risparmi messi da parte, acquistai una casa e un terreno di 4 ettari. Da allora lavorai come agricoltore, coltivando il mio terreno per mantenere la famiglia e permettere ai figli di studiare. Il passato da partigiano è vivo in me, nella mia memoria, nelle mie notti insonni e in ogni gesto della quotidianità. A cos'altro potrei pensare? L'Italia doveva essere liberata dal fascismo e io l'ho fatto. Il dovere mio, l'ho fatto davvero. Libero Traversa, nome di battaglia Iace, nato a Milano il 19 gennaio 1930, studente. Nell'autunno del 1944 eravamo un gruppo di studenti all'Istituto per Geometri Cattaneo di Milano e avevamo tutti tra i 14 e i 15 anni. Costituimmo una squadra di 5 membri all'interno del 23esimo distaccamento della Brigata Rosselli di Giustizia e Libertà. La squadra operava in città, clandestinamente, con azioni di propaganda e militari. Capo squadra era Luigi, nome di battaglia Ulisse, mentre io divenni Iace. Eravamo freschi di Liade. La nostra attività consisteva nel lancio di volantini antifascisti nei teatri e nei cinema, sui mercati ambulanti,
davanti alle scuole e all'università, fuori dalle fabbriche all'uscita degli operai e sul sagrato delle chiese al termine della messa. Più volte fummo rincorsi dai fascisti, con relative sparatorie nelle vie di Milano. Partecipavamo come pali alle azioni di disarmo dei fascisti, compiute da squadre partigiane durante il coprifuoco notturno. Il mio primo comizio fu davanti a una fabbrica del Giambellino. All'uscita degli operai saltai su un cumulo di macerie e gridai: «Morte al fascismo! Vive i partigiani!» Fu proprio un bel comizio. Anita Malavasi, nome di battaglia Laila, 4 Castella, Reggio Emilia, 21 maggio 1921, 2011. Mi chiamo Anita Malavasi e il mese di maggio compio 89 anni. Sono diventata partigiana dopo l'8 settembre 1943 a Reggio Emilia. Facevo trasporto munizioni, stampa, vettovagliamento. Poi in montagna mi hanno insegnato a usare le armi, come usarle e come accudirle. Il mio nome di battaglia era Laila. Lo presi da un romanzo che raccontava di una ragazza in Sud America che combatteva al posto del fidanzato ucciso. Ero una bella ragazza, ma noi eravamo state educate severamente, anche nel modo di vestire. Però sfruttavamo la nostra bellezza. Quando con le armi addosso passavo al posto di blocco in bicicletta, mi mettevo la gonna stretta e fingevo di abbassarmela e loro, fessacchiotti, fischiavano. E io passavo. In montagna mi è capitato di uccidere. La donna è sempre donna, ma nel momento del pericolo anche la donna accetta le regole della guerra. Non è facile. Nata e educata per dare la vita, in guerra la vita la togli. È importante capire che non siamo diventate combattenti per spirito d'avventura. Ci furono torture orrende. Nella mia formazione avevo una ragazza, Francesca, che era incinta, ma era lo stesso così magra che scappò dalla prigione passando tra le sbarre della finestra del bagno. Per raggiungerci camminò scalza nella neve per 10 chilometri. Quando il bambino nacque, lo allattò solo da un seno, perché il capezzolo dell'altro era stato strappato a morsi da un fascista. Ho visto ragazze con le parti intime bruciate dai ferri da stiro. Era un mondo maschilista. Soltanto tra i partigiani la donna aveva diritti. Era un compagno di lotta. La resistenza ci ha fatto capire che nella società potevamo occupare un posto diverso. I diritti paritari garantiti dalla Costituzione non sono stati un regalo, ma una conquista e un riconoscimento per ciò che le donne hanno fatto nella guerra di liberazione. Difendere la Costituzione significa difendere la possibilità di garantire un futuro di libertà e democrazia ai figli delle donne. In montagna si dormiva insieme, per terra, nei boschi, uomini, donne, ma se uno mancava di rispetto, veniva punito. L'amore non contava niente, l'importante per noi era aiutare. Io ero anche fidanzata, lo lasciai quando mi disse che fare la partigiana mi avrebbe reso indegna di crescere i suoi figli. Non mi sono più sposata, anche se in montagna avevo trovato un ragazzo. Lui sì, lo avrei sposato se non me lo avessero ucciso. Aveva una mentalità aperta, ma uomini così non ne ho più trovati. Si chiamava Trolli Giambattista, nome di battaglia FIFA, anche se era coraggiosissimo. È morto nella battaglia di Montecaglio nel 1944, a soli 23 anni. L'ho saputo 6 mesi dopo, quando a primavera la neve si sciolse e il corpo fu ritrovato. È sepolto al cimitero di San Bartolomeo, gli porto ancora i fiori. Deve essere stato importante per me, se mentre ne scrivo me lo rivedo davanti agli occhi. L'unico nostro bacio è stato da Dio.
Vittorio De Angeli, nato a Torino, il 18 novembre 1922, studente. La mia formazione si chiamava Tre Confini. Prendeva le province di Torino, Cuneo e Asti. Essenzialmente eravamo nel Roero. Prima io non ero né fascista né antifascista. Per uno strano sbaglio mi avevano messo alla scuola militare di Milano. Arrivò un telegramma che diceva di sospendere l'addestramento del militare De Angeli. Mi ricordo che mi avevano tagliato i capelli, sembravo una mela. Erano state approvate poco tempo prima le leggi razziali. Dopo 4 giorni arrivò mio padre, colonnello degli Alpini, a portarmi a casa, vestito in divisa perché lui, per uno scherzo assurdo, era ancora militare. Nel 1941, per sfuggire alle persecuzioni contro gli ebrei, mi trasferì a Losanna e in luglio del 1943 ero lì. Badoglio aveva detto «la guerra continua». Pur nella mia ingenuità giovanile, mi avevano aperto gli occhi, pestandomi violentemente i piedi. Avevo inteso che la guerra continuava, ma dalla parte giusta. Il 10 agosto ho preso il treno e sono ritornato in Italia. Dopo l'8 settembre sono entrato in una formazione partigiana. È abbastanza buffo pensare che quando tanta gente scappava in Svizzera, io sono rientrato in Italia e non mi sono pentito. Avevamo una speranza. Allora, si pensava, quando avremmo vinto tutti. Non solo noi, ma anche i nostri avversari. Si pensava che non ci sarebbe più stata disonestà né corruzione. E poi abbiamo visto come siamo caduti in basso. Liliana Benvenuti Mattei, nome di battaglia Angela. Fiesole, Firenze, 6 febbraio 1923, impiegata. Sono nata in una piccola frazione del comune di Fiesole, una striscia di case affacciata sull'Arno, e sono vissuta fino all'adolescenza nell'ignoranza totale, priva persino di curiosità. Poi nel 1938 morì mia madre, lasciando me e mio fratello dodicenne nel più assoluto smarrimento. Solo lo scoppio della guerra ci risvegliò. I bombardamenti, la fame, il freddo, la miseria mi obbligarono a una presa di coscienza. Il fascismo ci aveva trascinato verso quegli anni. Fu il caso, attraverso il rientro in Italia di un amico di mio padre esiliato per 20 anni in Francia, Enrico Fibbi, che riprese da subito il suo ruolo politico così come lo aveva lasciato, a farmi conoscere e capire la storia, le leggi razziali, le persecuzioni contro gli ebrei. Ne rimasi atterrita. Poi venne l'8 settembre 1943 e cominciò la vera tragedia. Vedevamo i nostri soldati tornare dal fronte ridotti a chiedere un paio di pantaloni. Mio padre, che abitava a Firenze in via Ghibellina 24, lasciò la città per sottrarsi ai bombardamenti e consegnò la casa all'amico Fibbi, che, rientrato in clandestinità, mise a disposizione l'abitazione come rifugio per i membri del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale e per i componenti della divisione garibaldina Arno, della quale entrai a far parte. Ho collaborato con i GAP, gruppi d'azione patriottica, in varie azioni ed episodi, alcuni dei quali riportati dai giornali dell'epoca. Parlarne ora, in questa sede, richiederebbe troppo tempo e troppo spazio. Talvolta mi ritorna l'immagine della città vuota, stato d'emergenza assoluto, ponti tutti distrutti. Ho un ricordo di questo silenzio più del rumore dei combattimenti. Il mio nome di battaglia era Angela. È stata un'esperienza, quella partigiana, dura e tragica, che ha richiesto immensi sacrifici e tanto coraggio. Eravamo consapevoli che una volta catturati, prima di ricevere la morte, saremmo passati attraverso la tortura e le sofferenze più atroci. I compagni ci chiedevano se si volesse il veleno
da portare appresso. Ma io non l'ho mai preso, non lo volevo, il veleno sul corpo. Però ho una soglia del dolore piuttosto bassa e mi chiedo ancora come avrei potuto fare. Tuttavia, nel rivedere quel periodo della mia vita, penso che rifarei la stessa scelta che feci allora. Gli ideali covavano forte. Sui fascisti vorrei esprimere un concetto. Non si possono prendere tante persone tutte insieme e dire che sono uguali solo perché hanno la stessa camicia. Perché noi siamo tutti diversi. Ricordo di due ragazzi entrati nella Repubblica di Salò. Voi non avete idea del dispiacere quando seppi che erano morti. Però c'è quello che ha detto Alberto A. Sorrosa, condensando il pensiero di Italo Calvino nel Sentiero dei Nidi di Ragno. Dietro il milite delle Brigate Nere più onesto, più in buona fede, più idealista, c'erano i rastrellamenti, le operazioni di sterminio, le camere di tortura, le deportazioni e l'olocausto. Dietro il partigiano più ignaro, più ladro, più spietato, c'era la lotta per una società pacifica e democratica, ragionevolmente giusta, se non proprio giusta in senso assoluto, che di queste non ce ne sono. Questa è la verità. Ofelio Biagetti, nome di battaglia Mitra, nato a Terni il 20 luglio 1927. Il mio nome di battaglia era Mitra, ma io non amavo sparare. Portavamo le stelline e la bandiera italiana nei paesi. Quando arrivavamo era una festa. Chiamavano il nostro gruppo la Divisione dei Nobili, perché avevamo un ideale. Eravamo i 300 volontari ternari. E della nostra partenza si ricordano ancora. Ho guadagnato sul campo la medaglia di bronzo al valore militare e ho rifiutato la medaglia d'argento perché non me l'avrebbe consegnata il mio generale, ma il principe Umberto. Così ho detto di no. Qualche anno fa, sotto il governo Berlusconi, mi è arrivato il diploma di Cavaliere della Repubblica. Strano gioco del destino per un ex partigiano, ex comunista. Ferrari, nome di battaglia Tonio, nato a Modena il 1920, agricoltore. Fui scaraventato come una bestia in quell'inferno buio di cenere d'acqua. Assunsi un aspetto indefinibile. Al mattino fui interrogato, non parlai e così mi portarono fuori, dove erano stati appena assassinati altri partigiani. Il plotone di esecuzione, formato da tre giovanissimi che parlavano toscano, era già pronto. Nel momento in cui mi poggiarono al muro, fui percorso da una sensazione di freddo. Poi venne un vuoto indescrivibile nella mente. Mi sentii spacciato. Forse era una mossa per farmi parlare. Fatto sta che mi riportarono dentro al caseificio, in quella che per me diventò una sala di tortura. Mi picchiarono a sangue con un travetto, con le pinze mi strapparono via le basette e via discorrendo. Capii che era ancora peggio della fucilazione, ma venne la salvezza. Gli altri compagni che erano con me non mollarono e resistettero anch'essi alle torture. Nomi e rete organizzativa erano in salvo. Stefano Porcù, nome di battaglia Nino. Genova, 29 marzo 1925, studente. Io ho conosciuto molte partigiane, tutte brave, buone e care, ma una mi è stata particolarmente cara. Si chiamava Karma. Karma era una madre, una sorella, un'amica, una compagna. Era tutto per me.
Io avrei dato la vita per lei e lei per me. L'hanno presa i fascisti, l'hanno torturata e uccisa. Non se n'è più trovato neppure il corpo. Io non ho neppure una tomba dove portare un fiore per Karma. Il suo nome l'ho saputo solo molto tempo dopo la liberazione. Si chiamava Maria Macellari. Mario Poddi, nato a Narni, Terni, il 15 luglio 1927, Mugnaio. Noi siamo risaliti fino a Venezia. Allora sapevamo di essere nel giusto. Ma adesso ho quasi il rammarico di essermi battuto per liberare l'Italia. Arrivare fino a Veneto non è stato forse così importante, considerato che adesso in molti si sono dimenticati com'era la loro situazione e di quanto hanno fatto i soldati del resto d'Italia per loro. Tanti disprezzano la nazione e vogliono stare per conto loro. A che cosa sono serviti tutti i nostri morti? Carlo Lamberti, Montefiorino, Modena, 3 giugno 1924, militare. Sono molto deluso. Non ho grande ottimismo per il futuro. Noi tra un po' moriremo e andremo tra quelli che non hanno più bisogno di pane. Rimarrete voi. Tutto intorno c'è un frastuono di cose banali. Forse abbiamo perso.